questa sera presentiamo un libro dal titolo decisamente originale di Luigi Antonio Perrotta, che è un giovane che è qui accanto a me. Il titolo è Il libro bianco. Ma in realtà non si tratta di pagine bianche, di pagine vuote, come uno potrebbe pensare, cioè apro il libro e non trovo nulla. E invece è la scrittura proprio come fonte di ispirazione e di vita, e poi i sogni onirici che ci accompagnano alla nostra vita. Ognuno di noi, bene o male, chi più o meno, sogna non soltanto i sogni chimerici, no, le speranze, ma anche i sogni proprio notturni, quelli che uno fa e che ci accompagnano nel bene o nel male, quelli da incubo, quelli invece piacevoli. E poi ci sono anche persone reali e chiamiamole persone immaginarie, come i ciclopi cimmeri o cimmeri, cimmeri, ho detto bene, o gli uomini neri. Ora, non è un libro per bambini, quindi il famoso uomo nero di quando eravamo i bambini, ma sono, poi lui ci spiegherà meglio, delle figure un pochino anche così, che nascondono dell'altro, sono quasi delle immagini, delle metafore. E quindi queste persone, soprattutto quelle reali piuttosto che quelle visionali, tante volte, spessissimo, condizionano la nostra quotidianità, non soltanto la nostra vita, ma addirittura certe volte proprio il nostro vivere giornaliero. È un libro che non si riesce a leggere tutto d'un fiato. Ecco, io ho di solito l'abitudine di leggere l'inizio, la fine, la parte centrale, e poi di leggere tutto il libro. In questo caso l'ho dovuto leggere due volte, perché indubbiamente ci sono delle parti molto di riflessione, delle parti che sono molto collegate tra loro e che fanno anche dei flashback o delle anticipazioni rispetto alle parti che vengono poi dopo. E quindi ti viene voglia proprio di tornare per approfondire i personaggi, le loro interrelazioni e la loro personalità. Come hai deciso di scrivere un libro di questo genere e come hai scelto i temi generali e se ti sei ispirato a qualche libro in particolare, quindi a una letteratura che tu hai fatto, oppure alla vita di tutti i giorni, cioè qual è stato diciamo, la fonte maggiore di ispirazione? L'evento scatenante. Bravissimo, psicologo. Beh, l'evento scatenante c'è, anche un po' bizzarro in realtà, perché diciamo, io ero al cinema in attesa e mi sono immaginato, fantasticato la presenza di questo nano che è una scena, un'immagine che poi gradualmente si è articolata ed ha assunto una struttura un po' più completa. Comunque questo nano mi invitava, no? La fantasia che questo nano potesse invitarmi a fare un viaggio, anche esortandomi con una certa urgenza, no? Quindi avevo delle domande a cui rispondere, qualcosa da fare, e ho detto ma chissà, questa cosa mi ha incuriosito. Diciamo, questo è stato l'input, e da lì poi ho detto, infatti sarà uno dei personaggi principali del testo. Esatto, infatti l'avrei lasciato poi più in disparte. E a qualche livello, sì, a qualche livello è un po' l'input, no? Diciamo, poi per quanto riguarda l'ispirazione, in realtà non riesco a circoscrivere un testo o un tema specifico, penso che poi i testi si condensino, le letture si condensino a qualche livello creando sempre qualcosa di nuovo. Allora, scrivere era diventato qualcosa di vitale e una scrittura che non prendeva il largo, bloccata, equivaleva a una persona la cui voce più profonda non trovava le parole per essere comunicata, significava strozzare la mia vitalità. Qualcosa del genere. Non so quanto tempo ci misi per elaborare una spiegazione tanto fine, ma sentivo che rappresentava bene quello che mi stava succedendo. Che fosse un fantasy, un thriller o un horror, un noir, qualunque cosa fosse, nulla sembrava catalizzare la mia attenzione, nulla sembrava riuscire a digerirla. Non avevo idea di cosa fosse ciò che sarebbe venuto giù qualora avessi iniziato a scrivere. Mi perdevo ancora nel bianco del foglio e in tutte le sue infinite e ancora silenziose possibilità.